Buongiorno a tutti, benvenuti in questo video dove recensirò la mia tenda canadese che uso per campeggiare sia in bici, a piedi o in moto come in questo caso. Ho deciso di recensire questa tenda perché quando ero propenso all'acquisto avrei voluto una video recensione dove mi avrebbe fatto vedere i pro e i contro di questa tenda. Essendo che su YouTube non ho trovato nulla, a distanza di anni, ecco qui che faccio questo video per voi. Beh, direi che anche come postazione per campeggiare non è niente male. Adesso tiriamo fuori la tenda. Come vedete, in un classico zaino, questo è da 30 litri. Sta. Ed eccola qua. Allora, la tenda si chiama MH100, ideale per due persone con qualche piccolo bagaglio. E questa è già la sua custodia, ora vi faccio vedere come aprirla. La potete trovare da Decathlon, io l'ho sempre vista, ormai sarà un 3-4 anni che ce l'ho. E al costo più o meno di 30 euro. Allora. Ok, praticamente funge da sacchetta e dentro hai tutta la tenda che adesso andremo a montare. Ok, adesso montiamo il treppiedi della GoPro per fare una ripresa migliore e farvi vedere anche il minutaggio. Ok, raga, facciamo partire il cronometro e vediamo in quanto monto la tenda. Via. Ok, montata in 3 minuti e 30 secondi esatti. Allora, adesso andiamo a vederla più da vicino. Ovviamente non l'ho montata perché non dovrò campeggiare qui, però qui abbiamo il telo da mettere sopra che funziona da antipioggia, oltre che non vi fa vedere dentro, perché così diciamo che con le ombre si vede un po'. Qui nella sacchetta ci sono ancora i palettini e le corde se si vuole legare. Questa è la tenda vista da dietro. Ora vi faccio vedere l'interno. Come potete vedere è spaziosa. Io sono completamente sdraiato e sono alto 1,75 e sulla parte sinistra ho tranquillamente abbastanza spazio per ospitare un'altra persona. Ok, ve l'ho cercata sul sito Decathlon e come potete vedere tenda ad archi campeggio MH100 due posti al costo di 30,99 euro. Io mi sono sempre trovato bene, l'ho utilizzata già parecchio e non si è mai rotto, bucata, la pioggia l'ha sempre tenuta. Lo spazio è
veramente poco ingombrante. In qualsiasi borsa o zaino da viaggio ci sta. Ok, invece le dimensioni della sacca sono 58 cm per 16 per 12 litri, quindi è davvero piccola, appunto, come dicevo, e il peso è di 2,6 kg. Quindi è ottima, la consiglio. Questo video non è sponsorizzato da Decathlon, anzi mi piacerebbe, essendo che amo la natura e il campeggio, però no, l'ho fatto appunto come vi dicevo a inizio video per portare una recensione anche a voi, perché quando ero propenso all'acquisto non l'ho trovata. La cosa appunto che non vi ho detto, che per dire adesso avete il sole qui che dà sulla tenda, ma poi giustamente si sposta e ce l'avrete davanti, voi tranquillamente se non avete fissato la tenda, senza alcuno sforzo la potete spostare. Quindi niente. Per oggi è tutto, spero che il video vi sia stato d'aiuto, se così fosse lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!